Foggia perché? Candidato sindaco qui alle primarie perché con tante persone abbiamo iniziato a pensare e a condividere questo progetto. Mi ha fatto tanto ridere il fatto che si parlasse di autocandidatura, ma non è un'autocandidatura. È una candidatura voluta da tante persone che, come dire, non ho la presunzione, però ho la voglia di rappresentare. E non è una proposta ostile nei confronti del partito o di altro, è solo voler rappresentare che esiste un'altra parte della città che ha voglia di entrare e non è diffidente nei confronti della coalizione del centro-sinistro, del Partito Democratico, ma probabilmente ha voglia solo di un altro ritmo, di altri linguaggi o semplicemente di un altro modo di approcciarsi ai problemi più diretto. Ma il partito sta ancora decidendo se farle alle primarie, lei lo ha informato di questa ufficializzazione? Io ho informato sia il mese scorso che prima di ufficializzare sia il segretario provinciale che il segretario cittadino, perché ha la forma ottenuta sin dall'inizio, ma io credo che già da dicembre non fosse in discussione la cosa, perché c'erano, ora a prescindere che le comunicassero o meno, altre volontà di prendere parte a una competizione di questo tipo nel partito. Cioè la novità mia è semplicemente che ho rotto gli indugi e mi sono fatto avanti, però non che si stesse cucinando il sindaco Mongelli in altra maniera. Cioè... A proposito di Mongelli, non ritiene che il sindaco uscente sia poi sindaco in pectore di fargli uno sgarbo? Io non sto facendo uno sgarbo al sindaco Mongelli in quanto persona che stimo profondamente. Questo è un problema squisitamente politico. Il problema squisitamente politico è che la decisione deve spettare anche ai cittadini, nel senso che dalla elezione, dalla designazione di Mongelli di 5 anni fa è cambiato un mondo, ma non solo a Foggia, in provincia, in regione, al nazionale. Noi abbiamo eletto con una primaria aperta un segretario nazionale, non vogliamo interrogare i cittadini della città di Foggia se preferiscono avere come sindaco una donna, un ragazzo sbarbato, un ragazzo con i capelli lunghi, un signore esperto di 70 anni con 20 anni di esperienza. Io ritengo che sia sacrosanto. Poi chi vincerà la competizione rappresenterà tutti, cioè non è una questione ostile, cioè le primarie le dobbiamo un po' assimilare tutti, a partire da me, dal partito, dai giornalisti. Le primarie non sono un atto né di sfida né di sfiducia. Ma di fronte a un candidato autorevole, quale Leo Di Gioia, un altro che mette insieme la coalizione, farebbe un passo indietro? Che si intende per autorevole? Che mette insieme la coalizione, farebbe un passo indietro. Ma mette insieme la città? Cioè il punto è, semplicemente, innanzitutto non si può prescindere dal fatto che il Partito Democratico, che è il partito che sta guidando l'agenda di governo a livello nazionale, a Foggia, perché i sondaggi lo danno all'8%, per come sostanzialmente non ha gestito ma ha guidato la linea politica, debba rinunciare a presentare una sua proposta. Non è Leo Di Gioia, è un collega, è anche un amico, è una persona per bene, ma nulla c'entra con la politica questo ragionamento. Cioè, per carità, se un Di Gioia partecipasse alle primarie sarebbe una scelta sua, mai. Ma non lo so, cioè il punto è questo. L'accordo di coalizione non è un accordo dei cittadini, nel senso gli elettori del centro-sinistra si trovano al governo con Berlusconi ma nessuno gliel'ha mai chiesto. Stessa cosa, si può pensare di non fare un passaggio democratico? Probabilmente Di Gioia prenderà l'85% di voi, mi fa Di Gioia, per quello ho fatto il nome, potrebbe essere Mongelli ma potrebbero essere altri 100 nomi. Però un passaggio democratico fondamentale che passi per le primarie credo che sia indispensabile e non ci vedo nulla di strano e nessuna ostilità né nei confronti del segretario provinciale né nei confronti del segretario cittadino, che stanno lavorando sui temi, sui contenuti e sull'allargamento della coalizione, che è giusto che si debba presentare autorevole e debba aspirare a vincere. Ma se ci fosse la possibilità di un passo indietro da parte sua, perché dovrebbe fare un passo indietro? Non lo farò, cioè il problema, perché fare un passo indietro? Si fa la competizione, perché il problema è il passo indietro? Perché ci sarà la campagna, la faremo, e poi realmente, come quando vinse Bersani lo scorso anno, lo votai alle politiche, sosterrò una proposta di altro tipo. Cioè, lì c'è una bandiera del Partito Democratico, cioè non è una lista civica questa, non è che voglio uscire consigliere comunale, è il tentativo di rompere degli schemi. Ha informato Renzi? Sarà qui Fabrizio, eccolo lì, Fabrizio Ferrante.
il nostro coordinatore regionale, delegato nazionale, insomma, amico personale di Matteo Renzi, e è qui a, a supportare questa, Roma, questo progetto. Roma. No, io voglio che Foggia mi supporti, cioè, perché il fatto, se venissi imposto non mi piacerebbe, io voglio competere, quindi non, prima si facevano le imposizioni dall'alto, adesso vorrei una competere, poi se la proposta verrà accolta dai cittadini, tanto meglio, andremo avanti. 24 febbraio resta ferma la data per le primarie? Non c'è nessuna data ferma, c'è stata mi pare una proposta da parte di un gruppo di amici della direzione per la data del 23. Poi bisogna fare anche un ragionamento, secondo me, di opportunità sulla data, ma questo lo sapranno fare appunto il segretario provinciale, il cittadino, eccetera. Nel senso che le primarie poi servono a lanciarsi verso la vittoria. Ha senso fermarsi il 23 febbraio e poi ripartire dopo 3 mesi? Probabilmente avrebbe più senso una data a metà marzo, però decideranno loro, cioè se il 23 febbraio, il 23 febbraio. Quindi non è stato deciso nella... nulla per le primarie? Io, io posso decidere autonomamente, dopo che lo comunico, di candidarmi. Siccome non sono segretario, queste sono decisioni che spettano a loro, che comunicheranno agli organismi del partito. Sente, della coalizione, gli altri partiti cosa dicono della sua presenza, della sua idea di proporsi? Innanzitutto lo dovrebbe chiedere a loro, credo. Avrà avuto degli incontri, ovviamente. Sì, più a livello di amicizia, perché ripeto, rispetto il lavoro che sta svolgendo il segretario provinciale, quindi non mi sostituirei assolutamente a lui, però... chiaramente contatti telefonici, sono stato incontri per strada o altro, e non mi pare di aver accolto ostilità all'idea, però vedremo col tempo